Dunque, connessione disponibile. Non so se siamo realmente in diretta, ragazzi. Io spero di sì, ma non si capisce. Dunque, ho aperto lo Zillion. Abbiamo allora la Phone 6S. Questo telefono ce l'ha mandato Daniele dicendo che c'è un problema sul telefono. Adesso noi vogliamo vedere insieme quale potrebbe essere il problema. Vedo che state intervenendo, quindi vuol dire che la diretta sta funzionando. Io non lo so come va la diretta perché finché non riesco ad avere un feedback da parte vostra non ci capisco una ceppa. Questo sono io. Ciao. Allora, vediamo di eccoci qua. Siamo qui. A quanto pare va tutto bene. Sembrerebbe che va tutto bene. Questo è il mio multimetro. Questo è invece il mio, come si può dire, il mio Zillion, che poi potete vedere anche qui. Boh, allora, l'iPhone 6S è questo qui. Adesso andiamo a vedere un attimo che cosa ha. Dunque, poi abbiamo anche altri, ma dobbiamo fare più in fretta possibile per poter accontentare un po' tutti. Dunque, intanto saluto gli intervenuti. Allora, chi abbiamo? Aguar, Miao di Sora, Aguar Patrick, Marcello Barbieri. Poi chi altro abbiamo? Vediamo un po'. Ah, dunque, abbiamo. Aspetta, come corre veloce questo coso. Abbiamo detto Augusto Barbieri, poi abbiamo Francesco Lanzi, Marcello Barbieri, Salvatore Coloridi. Dunque, il tuo morto adesso, domani, dopodomani ci metto mani perché questi giorni un casino bestiale, Francesco. Poi dovrei avere anche un po' di tregua e spero che io di lì dartelo illeso, immacolato, immacolata Concezione. Colpa mia, lo sai. Valerio, buonasera. Allora, abbiamo detto iPhone 6S, Daniele ce l'ha mandato. Diamo un attimino l'aspetto esterno. Allora, l'aspetto esterno, il telefono si presenta abbastanza bene. Sul vetro hanno applicato una protezione. Dunque, proviamo a vedere se charge, se carica. Gli colleghiamo una spina Lighting. Dunque, la carica è 1 ampere e 2. Quindi di per sé la carica è buona, ma come vedete il telefono ci chiede già il ripristino. Quindi il telefono è in recovery mode. Quale sarà il problema? Dobbiamo per forza ripristinare, visto e considerato che già il telefono si presenta così, no? Chiede già la recovery. Vediamo di ricoverarlo, non so dove, non so quando, ma lo ricoveremo. Dunque, allora, Valerio, ciao, buonasera Valerio. Allora, andiamo un attimo a prendere un programma che utilizziamo di solito per queste cose, che si chiama Trio Tools. Dunque, lo lanciamo, Trio Tools. Sì, avete visto che l'ho lanciato, no? Non dalla finestra però, eh. Allora, diciamo di chiudere iTunes se interviene e colleghiamo il telefono del nostro amico Daniele al computer. Facciamo una diagnosi senza fretta. Fatta bene, come Cristo comanda. Allora, ecco qua, abbiamo collegato, come vedete, device connected in recovery mode, ci dice tutto sul device. iPhone 6S, ci dice anche il seriale, le CID 4G e paraponzi ponzi vero. Dunque, a destra, a sinistra vedete il telefono, a destra vedete Trio Tools, che dovrebbe essere quello che lo ricovererà. Non so dove, non so quando. Facciamo un Go Flash. Proviamo a ritenere i dati del cliente e ancora flash, ok? Boh, adesso Trio Tools cercherà di farne il ripristino. Oh Claudio, buonasera! Cilab, buonasera! A tutti voi una grande buonasera! È ancora presto, domani è sabato! Ci doveva essere stata l'eclissi di luna. Poi hanno messo in giro una bufala di quelle tremende. In pratica stasera dovevano esserci dei raggi cosmici nocivi alla salute. State attenti, spegnete spegnete i cellulari. Io non lo spengo, voi spegnetelo. È giusto? Allora, il telefono, come vedete, si sta ripristinando. Stiamo per ora al 20%. Speriamo che vada bene questo ripristino. Se va bene, diremo a Daniele, ma Daniele, perché ce l'ha mandato a fare? Se invece non va bene, come penso sarà, dovremo vedere che cosa è possibile fare. Buonasera Claudio, quando è che vieni? Ti ho chiesto, mi servono dei CPU, ti dice qualcosa questa parola?
CPU ci piaci tu. Dunque, salutiamo anche Baitar Ali, Fabio Fraternali. Buonasera ragazzi, se non dormite vi faccio compagnia io. Se dormite posso farvi ugualmente compagnia, vi canto la ninna nanna. Anche Giuseppe Arlì, ciao carissimo, sei un bravo tecnico, un grande saluto. Non so se avete visto, ma siccome anche l'anno scorso dissi chiusi per ferie, no, aperti per ferie, anche quest'anno vorrei essere aperto per ferie, ma solo ai corsisti. Solo accetterò massimo quattro corsisti che vengano qui a prepararsi come tecnici di laboratorio. Sarò aperto quindi ad agosto, non la prima settimana di Ferragosto perché quella è sacra e me la faccio, non è bionda però insomma me la faccio uguale. E quindi mi farò la settimana di Ferragosto, ma dal 20 di agosto al 31 di agosto sarò io, solo io, niente segretarie, non ci saranno bionde con gli occhi azzurri, sarò aperto, disponibile a fare i corsi per quattro persone, ok? Massimo quattro persone, meglio di meno, però. Se proprio devono essere quattro, che quattro siano, no? Ma ragazzi, tutti quanti qua state, non andate a dormire? Dunque, intanto stiamo cercando di ripristinare questo telefono. Come vedete, la mela c'è, non so se c'è anche la pera. La mela c'è. Il telefono si è presentato subito in modalità di recovery, per cui lo dobbiamo ricoverare in ospedale. Questo è il mio computer, quello che uso sempre per lavorare. L'ho rimessa a posto perché faceva realmente schifo. Adesso è super veloce. Sono contento di aver riparato il mio computer. Il tecnico che l'ha riparato, cioè io, era stato realmente bravo. ogni tanto mi impegno. che volete, no? Allora, dai, su bello, dacci questa ripristinata veloce. 20%. Questo è fatidico il 20% perché. Sono due punti. Se voi avete fatto qualche volta il ripristino con questo programma, saprete che un punto critico è il 20%, il secondo punto critico è l'80%. Chiaro? Claudio, ma che me ne fa a settembre? Vieni prima, no? Fatti un giretto dagli amici, no? Salutiamo anche Marco Mollica. Ciao Marco, buonasera, buonanotte, buongiorno. Dunque, per ora ancora sending further trust data. Dunque, il 6S si presenta bene, la mela ci sta, ma ancora non fa niente. Stanno ancora a sending, gli stanno inviando dei dati e pare che ne li riceve. Se questo non li riceve, sono cavoli, amari, acidi, insomma, qualcosa è. Ci provi, bravo, vieni prima, no? Si mangiamo un gelato insieme, chiacchieriamo, discutiamo. Eh? Datte una mossa, Claudio, e che cavolo pure tu, eh? Fai Nini Tirabuciò. Vabbè, tu sei troppo giovane, non conosci Nini Tirabuciò. Era la donna che inventò la mossa. Tu sei un uomo, non la conosci. Allora, ragazzi, intanto che dite? Apriamo qualche altro programma che ci potrebbe servire? Io aprirei anche questo programma che si chiama. Oh, zitti, che sta. Dunque, errore! Avete visto quale errore è uscito? Boh, a parte mo che sto aprendo EasyDraw, che ci potrebbe essere utile, no? Dice che mentre che stava ripristinandosi il terminale must be disconnected. Ma quando mai? Non l'ho disconnesso io. Treutils ci dice, eccolo qua, vedete? Che il terminale si è disconnesso. Errore meno one, mortangoli tua. Ce l'ho con Treutils, eh. Un saluto anche a Fabrizio Moliterno, Zied Salhi. Buonasera. Allora, meno uno, errore di ripristino meno one. Che poi è molto generico meno uno. Comunque l'errore l'ha fatto. Allora, togliamo un attimo dalle scatole Treutils. Ciao, vatta a fare una dormita. Andiamo ad aprire il telefono. Sta ancora in modalità di ripristino. Guardate. Questo ancora non se ne è accorto che l'abbiamo staccato dal computer. È un terminale. Oh, qua non ci stanno mai già le vite di chiusura. Chi l'ha tolte? Io. Scusate, mi ero dimenticato, ma l'avevo appena tolte. Il mio estrattore. Ma guarda questi alunni che mi rubano gli estrattori, eh. Scommetto che me l'ha rubato questo che prima stava qua dietro. Vediamo un po'. No, lui non è stato. Allora, o è stato lui, o è stato quello, o è stato quello. Insomma, sempre me che mi rubano le cose. Un attimo solo, eh.
Poi andrò a vedere il video, così vedo chi è che mi ha preso le strutture. Stava qui, ma non c'è più, qualcuno se l'è prestato. Se becco chi è stato, gli spaccherò il muso. E pure qualche altra cosa. Allora, boh, per adesso ce lo prestiamo da quest'altra postazione. Eccolo, è stato Claudio, lo sapevo, questi cavoli de persone che si chiamano Claudio, sempre che rubano le cose agli altri. Ne sai qualcosa, Cla? Allora, dunque, andiamo avanti. Apriamo questo 6S. Se questo è stato già aperto, è facile aprirlo. Se non è stato aperto, sarà un po' più complicato aprirlo. Ma già è stato aperto, secondo me. Vediamo. Apriti. Apriti, 6S. Proviamo, eh? Oh, si sta già aprendo, però. Gli dobbiamo dare una mano con un tool. Oh, ancora sta in ripristino questo. Non ha sentito che ormai il computer non c'è più. Caspita, Caterina, vuoi aprire o no? Andiamo. Ecco, si è aperto, va. Andiamo, apri, 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 apri. Vi dicevo, stasera mi hanno detto che c'erano delle radiazioni cosmiche. Andate a nascondere, ragazzi, perché qui si inventano di tutto. Radiazioni cosmiche, contosmiche, ma che... Ogni anno, ogni tanto esce una bufala. Poi col fatto che stasera c'è l'eclissi lunare, si è aumentata una radiazione del piffero. Allora, quindi non si ripristina, errore, main one, uno meno. Vediamo che troviamo dentro, se ci sono le concime. Dunque, intanto notiamo subito che questo telefono è completamente originale. Perché? Perché... Scusate, sto scherzando, non è originale. Era uno scherzo, si può scherzare. Dunque, se vi faccio vedere, all'interno ci sono chiari segni di originalità. Che se vanno all'Apple e dicono: guarda, questo telefono è proprio nostro, cioè, grazie che ce l'hai portato. Dove cacchio stavo il mio microscopio? Si è nascosto. Dove mi avete messo il microscopio, ragazzi? Tirate fuori il microscopio, non lo vedo. No, aspetta. Ah, eccolo qua. Guardate, chiari segni di originalità, eh? Cominciamo col primo. Allora, questo qua è un chiaro segno di originalità. C'è un timbro qua, eccolo qui, che c'è scritto sopra che non si legge. Allora, c'è scritto, mannaggia la miseria, eccolo qua, c'è scritto 16318, quindi a marzo 18, hair repair for you. Che significa? Che te l'hanno riparato per te. Io non c'ero però, eh. Quindi, hair repair for you. A marzo 18 gli ha fatto qualcosa. Io non c'ero, quindi non lo so. Poi vado a vedere sulla batteria. Sulla batteria qui, non so se la vedete voi, ma c'è sta un timbrino. Qui c'è scritto, leggendolo dal verso giusto, da qui in pratica. Allora c'è scritto, che si legge? Beh, è scritto all'americana 02 6 2016, quindi a marzo 2016 hanno cambiato la batteria. Oh, questa batteria poi hanno coperto un po' la mela, è un po' stata dipinta di nero, non so perché, io non c'ero pure per questo, eh. Ok, poi qui dentro manca già questo. L'ho appena aperto, già vedo che non ci hanno messo quello che in genere si mette qui per coprire e per far mantenere sia la batteria che il tasto, il connettore dock, no? Quindi qua, secondo me, questo telefono è originale, nessuno ci ha messo le mani. Ma sì, ce l'hanno messo le mani, ragazzi, sto scherzando, no? Quando dico nessuno ci ha messo le mani, non mi dovete credere al 100%, no? Le mani ce l'hanno messe, tranne che noi di iPhone Assist Roma qualcuno ce l'ha messe. Chi sia stato, non lo so. Si strano, metti blu. Allora, andiamo a... Sta ancora sta in recovery, guarda, c'è ancora la mela, eh. Dunque, diciamo che adesso stacchiamo la batteria, così la finisce di ricoverarsi. Ok, adesso andiamo a togliere la placchetta, quella con il sigillo del 2018. C'è scritto che del 16 marzo 2018 avrebbero fatto qualcosa qua sotto. Andiamo a vedere che l'hanno fatto? Siete pronti a guardare? Ok. Dunque, qui dice fraternali giugno. Giugno? Luglio? Agosto? Ah, ho detto la data sbagliata, fraternale. Io sono anziano. Non me ne sono manco accorto. Allora, due. Oh, noi dobbiamo rompere questo sigillo. Quanto mi piange il cuore di dover rompere questo sigillo, ma siccome lo devo aprire,
Tocca romperlo, no? 2, 3. Manca l'ultima vite, quella che c'è al sigillo. Vediamo se possiamo scostarlo senza romperlo, eh? È questo, no? Vediamo, ci proviamo. Scansate. Andiamo da sotto, va. Amico, dimmi perché ti scansi di felicità. Eccolo qua, eh. Si toglie? Boh. Allora, la vite sta qua sotto. Zitti che ci stiamo riuscendo, va. Ah no, si è rotto. Vaffanculo. Scusate il mio francesismo, eh. Chi se ne importa? Io devo aprire. Mica posso aspettare che Moli mi dà permesso. Vai. Allora, ciao. Togliamo la bracchetta. E andiamo a vedere cosa ci scopriamo qua sotto. Allora, sicuramente ci hanno messo le mani. Io non ho stato, voi nemmeno, qualcuno sarà stato, no? Sta ferma, non ti muove. Ok. Allora, togliamo i connettori. Togliamo questo qui. Waps. Togliamo quest'altro. Oh, andiamo. E poi togliamo questo. Ah, lo schermo è stato sostituito, eh. Vi assicuro che l'hanno cambiato. Ok. Non è originale. Oh, era tutto originale, mo lo schermo. E vabbè, non è più originale. Allora, signor Fraternale, perché ha detto giugno? Che c'ha con giugno? Io non lo so, me lo dica lei perché io non lo so. Salutiamo anche Diego Varchetta che ci sta guardando. Allora, che ci avranno fatto qua, ragazzi? Voi che siete preparati meglio di me? Allora, vedo due connettori belli precisi. Ok, ma non dovrebbe dipendere da qua sopra il problema, eh? Poi non si sa mai. Io direi intanto di staccare pure questo. Ehi. Ehi, ti stacchio o no? Ti stacchio? Ecco qua. Allora, diamo un'occhiata un attimo qui. Che qui ci sarebbe sempre. Ah no, beh, senza togliere qui. Misuriamoci le resistenze a massa. Qui avete il mio multimetro, non lo vedete? Mettetevi gli occhiali. No, dai che lo vedete, eccolo là, c'è scritto All. Oh, che è caduto per terra? Il mio giravite. Il giravite cadde. Allora, vediamo se c'è qualche problema sul connettore LCD. Andiamo a misurare, eh? Allora, qui 5,98 va benissimo. Qui 4,41. Insomma, è un po' poco, però meglio che niente. Qui. Qui non c'è niente. Dunque, qui. Oh, si vede poco sto multimetro, vero? Perché è così poco illuminato? Oh. Ah, forse bisogna fare così, vediamo un po'. Oh, mo, aspettate, mo si legge un po' meglio. Sì, con un poco di luce in più. Aspettate, vediamo come devo fare per illuminare solo il coso e non illuminarmi pure a me, che già non mi vedo, poi mi si illumino pure io. Mi illumino d'immenso. Boh, si vede meglio il multimetro così, no? Ci sta un po' di luce in faccia a me, ma qual è il problema? Io sono luminoso. Allora, dicevo, no? Il primo qui ci dà 5600, il secondo 500, il terzo ancora 600 circa, il quarto bippa. Allora, quindi backlight non c'è. Abbiamo avuto errore meno 1. La batteria era data a giugno. Ah sì, quello, ho sbagliato la data. Basta che abbiamo capito, no? Dunque, c'è anche George Delico Stidis che ci sta guardando. Allora, ragazzi, qui togliamo il portasim. Voilà. C'è l'email sul portasim. Sì, quindi è originale il portasim. La mela non è originale perché l'hanno dipinta di blu. Allora, ha detto che si è disconnesso, no? Durante il ripristino, quindi tentiamo un ripristino con l'alimentatore da banco. Se si disconnette è uguale, e allora il problema è problema ed è anche abbastanza grave. Adesso lo colleghiamo intanto al mio alimentatore da banco. Eccoci qua. Voilà, ecco qui. Accendiamo. Allora, non c'è ritorno di niente, quindi corti non ce ne stanno sulla scheda. Vediamo che riusciamo a fare con alimentatore da banco. Colleghiamo la USB.
Ecco qui. Adesso il signor Treodulso dovrebbe sentire che c'è un telefono. Infatti ha fatto ton ton ton. Adesso andiamo a vedere che telefono ha trovato. Se ha trovato un 6, un 7, un X. Arrivo subito, eh. Dove sta il Treodulso? Eccolo qua. Allora, ha trovato che cosa? Il recovery mode. Intanto diciamo ok a quello di prima. Ha trovato, vediamo un po', device. Ha trovato sempre un 6S. Caspita, potevo dire un iPhone X che facevamo l'affare, no? Vabbè. Dunque, Go Flash. Adesso non reteniamo i dati perché non ci interessano. E diciamo Flash! Signor Pino Conte, buonasera. Salutiamo anche Rosario Murgo che ci sta seguendo. Marcello Lanzaframe. Maria Topciu, buonasera. Allora, si ricovera questo qua o lo portiamo in ospedale? Oh, mentre che voi state seguendo, io direi, se voi permettete, naturalmente, perché se non permettete, rimango qui. Volevo andarmi a mangiare una cosa buonissima che mi ha preparato Maria. Ha preparato certi gelatini. Posso prendere un gelatino? Ho il vostro permesso? Posso andare? Grazie. Molto gentili ragazzi, siete proprio buoni. Oh, intanto stiamo a check il file system. Va finire che adesso ci riusciamo. Allora, l'alimentazione dice che sta al 17%. Poi non so che altro volete voi, eh. Vado, non vi muovete, vado a prendere il gelatino. Non scappate. Un gelatino fatto in casa, eh. Maria su queste cose è insuperabile. Dunque, ho preso sushi albicocca, va bene? Posso mangiarla? Grazie. Siamo sempre al 20% qua, eh. Il punto critico è questo o l'80%? Ve l'ho detto già. Io intanto mi sparo un po' di gelatino fatto in casa. Allora, voi non potete partecipare perché non potete capire quanto è buono. Buono, come si chiama il programma? Quale? Quale vuoi di programma, Marco? Questo qui è Treutools. Se chiedi questo blu, si chiama Treutools. Vedi, Treutools si scarica gratuitamente da internet. Eccetera, eccetera. Oh, buonasera, a Murgo che dice tutti quanti. Poi c'è Alex Battista che ci sta guardando. Bonsoir, Alex Battista. Maronna quanto è buono sto gelatino. Albicocca e prugna. Ah no, susina. Susina. Che cos'è la susina? Forse saranno le prugne. Vabbè, basta che sia buono. Salutiamo anche Antonio Casolaro. Stiamo sempre al sending further trust data. Insomma, quella roba lì. Giorgio Valente, sì, buonasera. Stiamo sempre a sending? Vabbè, prima o poi lo sendingerà. Intanto io mi sto sparando il gelatino. Buono, buono. Buono. Good, good. Allora, please don't disconnect from PC, dice. Non disconnettere dal computer. Ecco disconnette. Fossi pazzo. Avete visto mica l'eclissi della luna, ragazzi? Antonio Palma, buonasera. Qualcuno ha visto l'eclissi? Io no. Do, please don't disconnect. Sta sempre a please don't disconnect, eh? Prima o poi lo disconnettiamo però, eh? Non può durare tutta la vita, no?
È troppo lunga la questione, ragazzi, eh. Se avete domande da fare, fatele. Tanto stiamo aspettando. C'è anche Giovanni Parente. Buonasera, signor Parente. Oh, che dice qua? Non posso ripristinare il terminale. Ah, unable to restore device. Errore meno 1. Ragazzi, anche con l'alimentatore da banco abbiamo lo stesso problema. Sempre errore meno 1. Fa freddo, oggi, eh? Errore meno 1. Vabbè. Prendiamo l'alimentatore da banco. Diciamo ok qua. E mettiamolo un attimo a riposo. Ciao, buonasera. Allora, quindi abbiamo avuto 2 volte un meno 1. Spero che arriverà pure un più 2. Insomma, un qualcosa di positivo, caspita, eh. Allora, continuiamo a smontare questa scheda madre così vediamo che cavolo le hanno fatto. Dunque, buonasera, sono attesa per preventiva di Apple TV. È riuscita a dare un'occhiata. È appena arrivata, signor D'Alessandro, però ora vediamo di farglielo il preventivo. Così, giusto per ricordarmi, chi aveva la sua Apple TV? Ha preso un fulmine? Ah, quindi un cortocircuito, immagino. Gianni Ascensi, buonasera! Allora, le viti sono finite, stiamo l'antenna qua sopra, stacchiamo l'antenna qua sotto, e stacchiamo il connettore dock. Ok, possiamo togliere la scheda. Alright, questa è la scheda madre in questione del signor Daniele. Togliamo anche la scatoletta con le viti. Allora, che gli avranno fatto a sta scheda? Come vedete l'hanno già lavorato perché qua dietro
Già, non c'è più nada. È stata denudata. Vediamo un attimo insieme cosa le hanno fatto. Allora, hanno scaldato il power manager, il PM. C'è stata una scaldata, forse pure un po' alla NAND, forse. E vediamo se l'hanno cambiato l'U4005, sembrerebbe di no. Comunque qui è stata una scaldatina, visto l'errore meno 1. Questo qui è il power manager originale, sì, 9635 è lui, lo vedete la sigla, no? 9635. Vediamo se c'è qualche problemino da queste parti. Prendiamo un attimo il nostro multimetro, 1 e 2, mettiamo in modalità di continuità e vediamo se c'è qualche problema qui. Massimiliano Greco, buonasera. Francesco Bruno, buonasera anche a te. Allora, vediamo un po'. Ok, controlliamo qui. Sto controllando se hanno spostato questi IC. Hanno graffiato, se non ho sbaglio. Questa cosa cos'è? Sporco? Ah no, è sporco, ok. Sembrava graffiata. Questo è flussante. Hanno dato un po' di flussante qui su questo aggeggio qua. Salutiamo anche Andrea Latella, Fabio Muro. Ciao a tutti ragazzi. Allora, hanno dato una scaldata qui. Al power manager. Hanno toccato anche un po' l'U4005, perché vedete da un lato l'U4005 c'ha un
un pezzo di, vedete, rovinato, no? In questo punto qui è un po' rovinato, per cui anche questo lo hanno un po', come si può dire, manomesso, toccato. Eh sì, allora aspettate un attimo che vorrei vedere meglio io, che così non vedo, ecco, così vedo. Tocca dunque sistemare questo per voi. Un attimo solo che lo sistemiamo. Non è facile, vediamo un po'. Ecco, adesso sì, così. Così vediamo ambedue. Mi sembra più sporco di flussante sulla NAND, signor Massimiliano Greco, e non usura vera e propria. Hanno messo flussante qui e schizzato anche qui. Questo dovrebbe essere solo flussante, niente di che, ok? Dicevo, anche qui l'U4005 sembra che gli hanno dato una piccola svegliata. Vediamo se si legge tutto il seriale. Sì, si legge, è una 3. Dunque. Dunque, per quanto riguarda l'U2, non so se voi lo vedete, ma qui c'è una pallina di stagno che fuoriesce qui. E l'ho chiamato U2 impropriamente, l'U4005. E poi io lo vedo più basso di qua che di qua. Quindi qui ci hanno messo le manine. Direi di intervenire, ragazzi, qua. Prendo un attimo un ripiano e andiamo a fare un po' una sistemata di quello che qui qualcuno ha manomesso. Allora, questi ripiani sono molto buoni, li ho comprati da poco, sono un buon aiuto per lavorare. Allora, mettiamo a fuoco, ecco, questa è la zona. Flavio Campanile, buonasera a tutti, chi altro c'è qui che è intervenuto? Andrea Latella, Stefano Randazzo, Tiziano Lopez. Allora, prendiamo un po' di Kapton e proteggiamo. E andiamo a dare una smanettata all'U4005. Ok, il Kapton l'abbiamo messo. Un goccetto di gelato, grazie, eh. Buonissimo. Buono. Albicocca e susina. Così è scritto Maria e mi fido. Ottimo. Scende bene? Un attimo. Ok, scusate, ma ho cambiato bicchiere. Quello di prima si era un po' rotto, quindi l'ho cambiato. Siamo pronti, eh? Pronti e via. Allora, questo qui è
dico che è stato manomesso alla grande l'U 4005, lo vedo, e allora lo scansiamo un attimo, accendo la stazione da riscalda, vai. Ok, lo togliemmo. Allora, com'è la situazione qua sotto? Dunque. Ci sono tutte le piazzole. Sporco. Vediamo invece sotto l'IC. L'IC l'abbiamo tolto adesso, vediamo com'è la situation. Oh, qui fa schifo. Vedete com'è ridotto questo? 4005. Eh sì. Un po' di gelato, buono. Fatto in casa. Sono susine albicocche mie. Ottimo. Ottimo direi. Dunque, allora, questo qui è un po' maridotto. Gli diamo una bella ribollata e lo riusiamo. Mettiamolo un attimo qui per pulirlo. Scanso intanto il telefono qui. Trecciola, eccola qua. Mi dicono che è frustante usi, e ultimamente sto usando la M-Tech. Che altro devo usare? Che cosa uso? Alcolisol ipropilico? Alcolisol ipropilico, che ne so, boh. Niente di particolare. Semplice alcolisol ipropilico. Non credo che ci voglia qualcosa di particolare. Questa M-Tech me l'ha preparato il mio alunno Claudio Rodi Rossi. Suo gentile omaggio. C'è che è un miscuglio tra una M-Tech di un modo e una M-Tech di un altro, ma non ci ho capito nulla. Funziona. L'importante è che funziona. Allora, trecciola. Ho acceso la mia stazione di stagno. Adesso mi prendo la punta giusta e partiamo. Eccolo qua, diamo una bella pulita, un bel rebolling e poi lo rimettiamo. Allora, vieni qua tu. È acceso? Sì. Allora, una pulitina. Ok, le piazzole sono pulite, adesso ci andiamo a mettere il nuovo stagno. Allora, ci prepariamo a fare questo reballing. Pezzettino di carta. Oggi abbiamo finito il corso degli alunni di luglio. Dunque, siamo arrivati al 27, adesso comincerà quelli della prima decade di luglio-agosto e poi vedremo. Ho indetto un concorso anche per il 20 agosto e 31 agosto. Non so quanti risponderanno, vedremo, perché anche lì, in quel periodo, intendo fare un corso per tecnici di laboratorio. Ok? Mi era stato chiesto, ce l'ho messo, mo vediamo quanti rispondono. Tanto ne prendo un tot e non di più, eh. Qui che c'è un buchetto. Oh, si è un po' tolta la membrana, ma dovrebbe venire bene uguale. Allora vado a prendere uno stencil. Dove vai? Dove sei? Amico? Eccoti qua. Fermo qui, eh. Non te muove.
Allora, iPhone 6S, no, giusto? Vediamo che cosa abbiamo qui. Questo non è un 6S, questo è 6S. Ok, questo anche se Plus, eccolo qua. 6S, questo è perfetto. Allora, la pasta ce l'abbiamo qua. Ok, che c'è? Calma, calma, zitto, zitto. Allora, dove sta questo qui? 36 piazzone. Lo sto cercando, eh. Mi sa tanto che non c'è, ragazzi, eh. Questo mi sembra troppo grosso. Proviamo. È qui? Sì. No, è lui, è lui, è lui. Is lui. Fermo qui. Non te muove. Adesso prendiamo la paletta, vieni qua paletta. Paletta. Un po' fluido, eh. È fluidissimo sto coso, eh. Vabbè. Allora, adesso puliamo e ci prepariamo a questo reballing. Si è fatto un reballing scullato. Steven Miezza 3-4 scianduse. Diamo una pulitina qua. Ok, manteniamo e andiamo a ribollare questo U4005. Fermo così. Voilà. Eccolo là. L'avete visto? È lui. Ci scansiamo. Un'altra pulitina. Ok. Non ti riesco a prendere? Ok, eccolo qua. Allora, eccolo qua, fatto. Dove stai? Esci fuori. Eccolo qui, ragazzi. Un bel reballing fatto per bene. Un bel reballing. Ok. Oh, 4005. Mettiamolo da parte. Adesso prepariamo la scheda. Dove stai? Eccoti qua. Allora, questa è la scheda. Qui la situazione è un po' sporca, detto tra noi, no? Eccola qui. Ci buttiamo un po' di frussante. Sempre quello che ci ha dato Claudio, eh. Grazie Claudio, è arrivato l'altro, eh. La devo riempire perché mo mi si sta un attimo svuotando. Intanto, nel frattempo, permettete che do un sorsetto a questo gelatino? Grazie. Buono. Ottimo. Ottimissimo. Grazie, Maria. Muchas gracias. Ok. Andiamo avanti. Allora. Punta a scalpello, flussante c'è, è acceso, andiamo.
Ok. Che è sta roba? Oh, mi sono beccato un condensatore. Beh, ogni tanto un condensatore ci vuole, no? Dove sei andato? Ah no. Scendi dalla bicicletta. Era lì? Si è staccato subito sto condensatore. Allora. Vediamo dove stava. Laggiù, vero? Su queste due viazzole che mo sono rimaste orfane. Qui, ragazzi, vedete? Poi rimettiamo là, qual è il problema? Prepariamo un attimo le due piazzole e ce la rimettiamo. Era fragico, era fragile, come si dice? Era un po' facile muoverlo. Allora, vediamo un po'. Qua giù. Prepariamo le due piazzole con la punta molto fine, questa e questa. Lì ci rimettiamo il condensatore in questione. Allora, sta qui. Ce lo salviamo, eh. Ok. Ok. Se non mi ricordo male, il verso dell'U4005 che sta qua dietro. Un po', eccolo qui. Allora, l'U4005, il verso ce lo dice la piazzola A1. Allora, eccolo qua, è in alto qui. Quindi questo è il verso dell'U4005. 4500. Luca Cutico da Din, bonsoir. Allora, andiamo a rimettere a posto l'U4005 che abbiamo ribollato. Allora, vediamo un po' come sta adesso. Così e rovescio. Così, oh, dove vai tu? È giusto così. Ti scansi, grazie. Così va bene. Il gelato la sera non bisogna mangiarlo, non mi seguite. Mangiatevi il brodino la sera. Che il gelato lo mangio io. Allora, l'abbiamo messo, andiamo a saldare. Un po' più giù, grazie. Ok, fermo. Oh. Vabbè. È un po' movibile. Andiamo, via! Saldiamolo! Incagliamolo ai suoi doveri. Eccolo là.
basta così. L'abbiamo saldato. Più sporco? Ok, aspettiamo un po' che si raffredda e vediamo se qualcosa è cambiato. Ma dove sono? L'universo dei tuoi occhi avevo in dono. Che buono! Allora, abbiamo fatto un attimo un rebolling all'U4005, abbiamo pulito, abbiamo rimesso. Penso dovremmo intervenire pure sul Power Manager. Per ora intanto vediamo che succede. Perché pure questo qui gli hanno messo le mani addosso. E gli avranno fatto qualche carezza, qualche bacio, abbraccio. Dunque, qui attorno è tutto ok? Un attimo solo, che controlliamo. Allora. Accanto all'U4005, eh? Allora, qui. Cacchio. Beh, diciamo che adesso bippa perché è caldo. Vediamo di raffreddare. Vado, eh. Va un po' meglio. Vediamo se bippa ancora adesso. Allora, era questo, no? Non bippa più, vedete? Allora, poi qui. No. Questo pure non bippa. Ok, quindi è tutto a posto. Prima bippava perché era molto molto ancora caldo. Vediamo qua sotto. Questo è ancora caldo. Bisogna aspettare un po' che ancora si raffreddi perché alcuni di questi condensatori sono ancora tiepidi e ancora bippano alla grande. Mano a mano che si raffreddano, non bippano. Questo ancora non si è raffreddato, caspita, ci mette, eh. Bippa, bippa, bippa questo qua. Bippa, bippa, ballerino, tutta la notte, vediamo qui. È lunga per raffreddarsi questa scheda, eh? Facciamo una cosa, la togliamo da qui e le diamo un'altra soffiata con l'aria fresca. Esci da qua. Allora, vediamo se riusciamo a raffreddarla. Ok, vediamo adesso se ancora c'è quel bip. Qui no. Caspita, ancora suona. Poi qua giù.
Non mi va di rompere le scatole al power manager. Boh, andiamo a vedere che cavolo è qui. Allora, questo qua è il power manager. Bippa questo. Aspita, è in corto la main? Auguri. Vediamo se ricorda in qualche modo il nostro Q4005. No. È in corto la main. E che c'è andata da sola? Non le ho fatto niente io. Vediamo se anche questi qua che sono illuminati bippano. Sentiamo, eh. Allora faccio il C38 82, il C38, no, 38, 32, 38, 35, sentiamo se bippano. Sì, è in corto la main. Hall alla main. Ora, quando è in corto la main, per trovare chi realmente sta rompendo le scatole, bisogna fare una ricerca. Prendo intanto un po' di flussante, eh. Il gelato non è frustante, su. Allora, rimettendo a posto Q4005, è uscito fuori che c'è un corto sulla main. Adesso andiamo a vedere quanto è il corto. Mettiamo, lo metto da banco. Allora, andiamo a vedere di quanto è il corto. E soprattutto andiamo a cercare dove sta il corto, no? Da qualche parte sarà. Dunque, allora vediamo, accendo. No, non è in corto. Almeno la metto da banco, non mi segnala corti. Quindi perché qua sembrerebbe che la main è in corto? Un po'. Non c'è nessun corto. Ragazzi, ragazzi, qui la vita è dura. Buono. Quasi finito. Il gelato è finito. Peccato. Allora. Bene. Dunque, se la main non è in corto, perché mi segnala la main in corto qua? Rifacciamo, eh. Stavamo qui. Che strano. C'è tutto il cocuzzaro. Dunque, andiamo un attimino qua. Allora, qua sotto tutti quelli che ho visto. Però perché? Ma vedete che sta rimettendo da banca e fasullo? Cambiamo un attimo, eh. Ah, scusate, non mi ero accorto, ma si era staccato un cavo, ecco perché non mi segnalava il corto. Sì, caspita Caterina, ora allora come me lo segna? Era strano che non mi segnasse il corto, vediamo. Nemmeno. Oh, ma siamo pazzi? Dunque, è collegato, accendo e non mi dà nessun corto. Perfetto. Questo cavo di alimentatore da banco non funziona, cambiamolo. Un attimo solo, ragazzi, eh. Non può essere che non mi segnala il corto, no? Il corto c'è. Sti cosi di alimentatore da banco stiamo sempre a cambiare, ragazzi, perché ne metti uno, poi si rompe, ne metti un altro, si rompe. E andiamo avanti così. E questo qua ce lo prendiamo, che poi questo era il mio, eh. Me l'hanno rubato, non me lo ripiglio. Questo rotto lo lasciamo ad altri. Allora, mettiamo un attimo, beh, poi lo cambio, non è che lo lascio lì e faccio le sorprese a chi ci capita, eh.
Allora, adesso mi sono preso quello che era mio, che è pure mezzo rotto, eh. Ci sono un sacco di connettori da riparare. Sapete com'è? Quando è roba tua, non te la ripari tanto facilmente. Quando è roba degli altri, la ripari più facilmente. Lo scarpato va sempre scalzo, dicevano nel mio paese, no? Allora, vediamo qui. 6S, 6S, eccolo qua. Dunque, vediamo se qui si illumina, perché è strano che non mi dia il corso, no? Ecco qui, vediamo che mi dice. Niente, pure questo altro alimentatore mi dice che non c'è corto. E allora perché dippa? Che strano, ragazzi, mamma mia, che strano. Dunque, noi abbiamo lavorato sull'U4005 che sta qua giù. Non abbiamo toccato niente attorno. Vedete, qui non c'è nulla di illuminato, ma comunque c'è un corto che interessa questa zona qui di dietro. Perché? Pur essendoci il corto, non riusciamo a vedere dove sta. Una stranezza perfetta. Guardate che il connettore di batteria è rotto. Vediamo un po'. Sembra buono. Massa positiva, no? Perché sto cappero di telefono mi risulta in corto, ma poi quando lo alimento non mi dà nessun corto? U4005 e qui è tutto ok. Poi abbiamo qui tutto un sistema in corto e non si riesce a capire. Allora, in genere quando le cose sono così, quando un telefono fa così, vuol dire che questo qui, il Q2300, è morto. È come se non ci fosse. A guardarlo non sembra, però boh. Allora, per capire che cavolo sta facendo questo casino, facciamo la cosa alternativa. Prendiamo un filetto di rame. Ce lo togliamo a misura. Ok. Lo andiamo a saldare direttamente sulla fonte, qui, su questi due condensatori qua. Lo salderemo su questi due e iniettiremo corrente e vediamo che succede. Allora, quindi andiamo qui. Su questi due qui metteremo corrente con questo filo. Allora, un attimo lo preparo. Adesso metteremo un po' di flussante su questo condensatore. E ci andiamo a mettere il filetto.
Ok. Adesso prendiamo le bananas e mettiamo la corrente. Allora, una la mettiamo sulla massa e una la metteremo. E una la metteremo altrove. Allora, SX dove sta? Allora, vediamo se così risulta il corto. Sì, così risulta il corto. Strano che doveva risultare pure prima. Allora, vediamo dove sta questo corto benedetto. Prendiamo la bombola di aria fredda, ghiaccio e lo diamo qua. Adesso andiamo a vedere dove è il corto. Mettiti un po' più qua, grazie. Via. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Allora, in questa zona sembrerebbe che non si scalda nulla, ragazzi. Dopo un po', vabbè, si scalda, ma in questa zona dove abbiamo rilevato il corto non è che subito qualcosa vada in escandescenza. Benissimo, siamo messi bene. Dove potrebbe stare il corto allora? Ah. Allora, ci spostiamo, da dove siamo, ci spostiamo più giù. Allora, andiamo a metterci qui, in questa zona qua, e vediamo che succede.
Allora, sapete cos'è la cosa strana, ragazzi? Allora, qui viene segnalato anche qui un corto, no? Io ci ho messo il filetto, però qui non me lo dà il corto a me quando do corrente. In questo punto qui dove l'ho messo non mi dice nulla. Qui l'ho messo, vedete? Su quei punti che risultano essere in corto questi. Ma quando accendo non mi dà nessun corto. Boh, si è tolta la massa, non credo. Proviamo, ok. Affan bene, fermo. Ok. Ho rimesso la massa, vediamo se fosse quello. No, non mi dà nessun corto. Com'è possibile che mo ci sia corto ma non ci sia il corto? Boh. È una cosa stranissima, eh. Non c'è più il corto qua, possibile? È sparito il corto. Non è possibile. Non c'è più il corto. Ma vaffan bene. Boh. Ragazzi, non c'è più il corto. Quindi era ancora caldo qualcosa, non so che cosa, ma era caldo qualcosa e mi segnalava un corto che non c'è. Però poco fa lo segnalava. Ma che ne so, ragazzi. Vabbè, allora, visto che non c'è più il corto, vediamo con la nostra saldatura nell'U4005 se su questo telefono è cambiato qualcosa. Allora, prendiamo un attimino la scocca. Eccola qua. Una cosa incredibile, ragazzi. Mai visto una cosa del genere. C'era corto, ma non c'è più. Quindi devo aspettare mezz'ora per sincerarmi che non c'è un corto sul 6S. Che strano. Allora, va bene. Vediamo che cosa succede. Eccoci qua. Ok, andiamo in ripristino e vediamo che succede. Allora, colleghiamolo al computer. Non mi lascia. Allora, il terminale è stato visto e facciamo il ripristino come sempre, vediamo che succede. Io intanto vado a bere un goccio d'acqua, torno subito, eh.
Allora, siamo sempre allo stesso posto? Sì. 20%. Speriamo bene, eh. Ancora il 20%. Stiamo utilizzando tre tools per il nostro ripristino. Ok, sempre errore meno 1. Enable to restore iDevice, meno 1. Bene, continua il problema. La scheda riscalda più o meno all'altezza della CPU.
Che è tutto a posto.
c'è un problema di Nando. È la Nende che non va. E la Nende che non va. E la Nende che non va. Non va. Parapadapam, non va. Vabbè, penso che ci vedremo un'altra volta su questo terminale. Non so perché, ma c'è un problema di scrittura alla Nando. E quindi eccolo qua. Mo si è pure disconnesso, ma è ancora connesso. Allora, vabbè, penso che ci sia un problema alla Nand, chiamatela come vi pare. Quella lì sembrerebbe difettosa. Abbiamo rimesso alcune parti che non erano, non è che non erano buone, ma comunque erano state manomesse, le abbiamo cambiate e messe nuove. Beh, no, l'U4005 l'abbiamo ribollato. Panno di maggio l'abbiamo messo nuovo. Penso che ci sia un problema a questa roba qui, 64 GB. Nandese. Perché il terminale non riesce a scrivere su questa memoria. Ci vedremo un'altra volta su questo telefono. Poi ci ha mandato indietro, sempre lo stesso cliente, un terminale. Dunque, è un iPhone 6 e dice che questo telefono si spegne durante le chiamate, si riavvia in continuazione e la carica non va tanto bene. Vediamo un attimino come mai. Allora, usiamo un attimo il Flex Dock Test per vedere come sta la situation. Allora, lo inseriamo e vediamo un attimino, misurando la resistenza a massa, se c'è qualche problema. Allora, qui dovrebbe essere 3,50, 3,26, va bene. Qui 720, vediamo. E qui non c'è niente. Né qui credo allora. No, questo c'è. Il numero 2 è assente. Poi vediamo dallo schema chi è il numero 2, dal Dock Flex Test. Uno c'è e l'altro no. Il 3 ce l'abbiamo. Il 4, che è l'U1007, ci sta. Il 5 ci sta. Il 6 ce l'abbiamo. E 7 ce l'abbiamo. Quindi da un test fatto col Dock Flex Test abbiamo rilevato un'assenza di completa qui di valore sul 2. Allora, il Dock Flex Test, circolano su internet, no, tanti schemi. Vi faccio vedere. Andiamo per esempio qui e scriviamo Dock Flex Test. Dock Flex Test. E uscirà fuori questo aggeggio. Poi ci sono alcune immagini che ci dicono anche sull'iPhone 6, come in questo caso, eccola qui per esempio, questa è una. Allora, questa immagine che sto aprendo, no, è piccola, quindi non va bene. Vediamolo, questa è solo pubblicità. Dunque, ne prendiamo una decente se la troviamo. Allora, abbiamo detto che a noi manca il numero 2. Dunque, vediamo qui cosa dice. 2 L1P. L1P ci dice qua. Però avremo bisogno di quell'altro schema, non di questo, ma dunque questo qui. Allora, la 2 e Pair P e va direttamente al Tristar, vedo. Quindi all'U1007 come linea. Dunque, fatemi contare bene. 1, 2, 3. Ah, quindi la 4 va al Tigris e l'Eufrate. La seconda va direttamente tramite le PARP al Tristar, all'U1700. Quindi qui penso che ci sia proprio un problema di
per quanto riguarda questo iPhone 6 sul 1700, sarebbe a dire il cosiddetto U2. Allora, c'è qualche schema più grande? Non c'è granché, ragazzi, eh. Anche chi lo vende mette dei do. Vediamo, per esempio, VIP Programmer, no? Che lo vende. Se andiamo a DocFX Test, troveremo ben poco. Vediamo, eh. Allora, non è questo. Allora, vediamo un po'. No. Digital PGP. Allora, aspetta, stai fermo. Dovrebbe essere qui. Ecco, va, mettiamolo nella ricerca, facciamo prima, eh. Cerca DocFlex, DocFlex. Allora, vediamo se ce lo dà. Eccolo qua. DocFlex test lo fa a 1,99 euro, ha scontato il 60%. Diamine. Allora, qui ci dice usate per vedere l'U2C. Dunque, 1 U2C test, 2 battery test, 3 port test. Bene. Allora, vediamo un attimino, eh. Dove sta lo schema? Eccolo qua. Questo sarebbe lo schema di cui vi dicevo, no? Allora, il 2 è quello giallo. Giallo. Allora, la massa è l'ultimo, quindi è l'8 in alto. Il 2 è giallo, ma qui i colori non ci stanno, sono tutti neri. Per cui, allora, 2 dovrebbe essere il secondo dentino, che è chiamato Epair 2P e va direttamente al 3-star. C'è anche il 3 Epair N che va al 3-star, gli altri però tutti quanti vanno al 3-star. E che cavolo, non ci sta niente in mezzo? Allora, test U2 battery, red, black, multimeter, ok, vabbè. Non c'è però comunque una guida completa, no, del signor Saggeggio. Ah, eccolo, qui lo dice. Allora, PIN 1 Identification Control, PIN 2 Challenge Negativa, PIN 3 Challenge Positiva, 4 Power Battery, 5 Identification. Allora, qui dice quello che dovrebbe essere. Allora, noi non abbiamo il negativo, canale negativo, quindi sarebbe Channel 1 ne negative. Power battery è il 4. Poi identification control è il 5. Channel 0 negativo, channel 0 positivo e il grounding. Ma che cavolo c'entra? Face down to boarding to shell. Boh. Ragazzi, se voi lo conoscete, ditemelo, però è un po' complicatino. Vediamo se c'è una guida. Tante volte in internet, no? Allora, qui. Mi sa che non l'ha fatta nessuno, comunque. Allora, un po'. Micro DocFX, boh. Union Repair lo vende, Fix Finfa lo vende, Para U2. Tutti vendono, nessuno. Vediamo se questo qui è attendibile. Allora, questo è uno tra i tanti. Chi è questo? Fatta la pesca. Parla in spagnolo, vedo. Requestos volume RV1. Ma che significa? Allora, intanto non va bene perché sta usando un Android. Dunque, pure quest'altro. Questo è il 23 febbraio 2018 e sta usando sempre un Android. Ciao. Oh, non ce ne sta nessuno che non usa Android.
Allora, la 2, che è il canale che non ci manca, dovrebbe essere L1P. Ah, e quindi è proprio quello, linea 1 positivo. Poi linea 1 negativo sarebbe l'altro. Il power è il 4. Però qua è segnato un po' male, perché mi dà due numeri 2. Poi un 3, un 4, mi manca il 5. 6, 7, 8. Ma come l'hanno scritto questo? Questo qui, che hanno scritto questa guida, è un po' strano, manca il 5, ci sono 2, 2, è fatto proprio bene. Vediamo quest'altro invece. Ora qui ci abbiamo i numeri in sequenza, non sono 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Quindi a noi mancherebbe completamente la linea 1 positiva e tutto il resto ce l'abbiamo. Ok. Quindi, la linea 1 L1P, vabbè, come diceva poi quel tizio che vendeva lì, questo non c'entra niente. Allora, sì, anch'io l'ho visto un video vediamo un attimino, se andiamo su YouTube forse lo troviamo. Allora, YouTube, e lo cerchiamo qui, Doc Flex Test, ci dovrebbe essere una guida. iPhone 3 Star Tester, dice qua. Chi l'ha fatto questo? Cell Phone Repair, 5 mesi fa. Poi Android, no. 3 Star, questo qui ecco, questo qui è una buona guida di Carlos Quiceno. Vediamo un attimino, qui lui ci dice qualcosa su questo Dox Flex Test. Allora, allora, adesso lui ha messo un tester Fluke, un altro tester, no, sono tutti quanti tester non originali. Allora, qui fa vedere i vari valori che vi dicevo, no? Noi non abbiamo il 2, lui dice 70, io dico che stiamo intorno invece ai 700 e qualcosa. Quindi il 2 non ce l'abbiamo per niente, sarebbe di questo piedino qua del lighting, ok? Che cos'è poi il 2? Qui dice che 8 va messo il tester, no? E noi ce l'abbiamo messo il positivo. È negativo sugli altri numeri, ok? E va bene per l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, dice lui. Dunque il 2 sarebbe linea 2, linea 2 positiva. Ecco, vi fa vedere poi su quest'altra parte qua a fianco, vedete? Lui dice con i colori quello che è. Dunque, un attimino. Sì, però li fa vedere all'interno della porta lighting e poi li mette qua. Insomma, ha fatto una bella ricerca sto signore. Allora, stiamo misurando il pin numero 1. Allora, il secondo a lui gli fa 710, a noi non ci fa nulla. Quindi vuol dire che questo qui potrebbe essere il connettore DOC. Allora, facciamo una prova, perché manca proprio tutto completamente una linea, no? Mettiamo un connettore DOC diverso da questo. Ah, però bisogna aprirlo, perché lui dice che dopo la riparazione si spegne, chiamate e paraponzi, ponzi, vero. Prendo un attimo un cassettino e vediamo di cambiare completamente il connettore DOC. Allora, dunque, smontiamo le viti, possiamo togliere Carlo Squiceno per adesso, togliamo le viti di chiusura e vediamo se magari realmente
Manca sta linea. Allora, ecco qua. Estraiamo tutto. Ora non mi ricordo che riparazione hanno fatto perché la precedente riparazione è stata fatta nel mio laboratorio, quindi è un rientro, ma non l'ho fatta io, quindi sinceramente. Allora, eccoci qua. Andiamo a smontare il connettore batteria e vediamo di cambiare connettore DOC, perché così misuriamo se poi col nuovo connettore DOC, col DOC Flex Test, no? C'è il valore 2. Quindi se c'è il valore 2 è il connettore DOC. Ah, ma qui ci manca pure una vite, benissimo. Ok, non fa niente. Allora, togliamo questo connettore DOC del nostro cliente e ce ne mettiamo un altro. E misuriamo. Se in questo modo il 2 è tornato, abbiamo già trovato dove sta il problema. Allora, questo qui è un DOC nuovo. Lo colleghiamo. Ecco qua. Ci colleghiamo il DOC Flex Test e vediamo se il 2 è tornato. Allora, rimisuriamo, eh. Dunque, rimettiamoci in modalità di continuità, scusate, in modalità diodo. Allora, vediamo se è acceso. Sì. Allora, il 2 mancava completamente, quindi ritorniamo a vedere. 1, non fa niente perché? Questo connettore DOC non è affatto attaccato, allora. Il misura inceppa. Che è successo? Vediamo se l'ho messa a rovescio, facciamo così. Allora, numero 8, andiamo con il numero 1. Niente, il 2 c'è adesso, 325, però così l'1 non me lo dà. Poi il 3, 719, però questo è poco, dovrebbe essere 700. Il 4 me lo dà, il 5 me lo dà, il 6 me lo dà, il 7 me lo dà, stavolta non mi dà l'1. L'1 cos'era? Però avendo messo un connettore esterno, abbiamo ricoperato parzialmente il 2, quindi molto probabilmente è proprio il connettore DOC che è fasullo. Anche questo connettore DOC però che ho inserito io è un po' ciofeco. Vediamo se ne trovo un'altra meglio. Allora, qui ce n'è ancora un altro. Vediamo se va meglio. Allora, ecco qui. Stacchiamo un attimo la corrente, riattacchiamo. Ok, allora, vediamo come va questo. Colleghiamo. Ok, allora. Mettiamo il positivo sull'8. Ah, sto a rovescio, no? Devo girarlo questo. Allora, positivo sull'8 e andiamo a leggere. 1, questo me lo dà ed è buono. Il 2, però non è 700, è 3,25. È un po' basso, però diciamo che col DOC Flex, col connettore nuovo, diciamo usato, almeno qualche il valore è tornato. La linea negativa adesso almeno è presente. Probabilmente il valore basso adesso è dovuto al fatto che io l'ho messo esterno. Allora facciamo il ripristino col DOC, con questo DOC, perché quello di prima, aspettate, no, questo che cazzo c'è, che c'entra qui il ripristino? Mi sto domandando perché non è un ripristino che dobbiamo fare, ma è vedere come va. Abbiamo detto che con quello suo interno non c'è. Che è successo? Si è fermata pure la mia immagine. Mamma mia. Scusate, ma il computer sta facendo lo scemo. A quest'ora gli prende. In pratica mi ha scollegato la camera. Ecco
quindi la mia immagine è rimasta ferma, ma io sono vivo, eh. Oh, boh, non ce ne frega un piffero, dicevo, no? Infatti, vedete, anche lo zio non me l'ha chiuso. A quanto pare una connessione, vediamo qual è questa, una connessione USB di punto in bianco ci ha abbandonati. È la vita, ragazzi, eh. Allora, non so perché, ma è successo. Non c'è più lo Zidane qui? È sparito? Ah no, eccolo, sta qua. Vediamo se è ricomparso o è ancora scomparso. Se è vivo adesso si avvia, se no mi dice dongle not found, vediamo. È ritornato, ma io non capisco perché sto computer fa così, non l'ho fatto niente io. Allora, stiamo sull'iPhone 6, ok, su questo non ci piove. Possiamo un attimo chiudere il programma qui del microscopio perché si è impallato. Vedete che sta bloccato e lo riapriamo, tanto non succede niente. Oh, abbiamo chiuso, lo riapriamo subito e vediamo se si è sbloccato. Da, è cosa da pazzi, ragazzi. Ecco, adesso infatti si è sbloccato e funziona. Vi dicevo, no? Che il connettore dock interno sembrerebbe fasullo, mancava la linea negativa, così invece c'è. Scusate che c'è Tigre che vuole rientrare, andiamo ad aprire. Ora di dormire, vai a dormire, cammina. Muoviti. Allora, ragazzi, dicevo, col connettore dock va meglio, quindi io direi che questo qui andrà testato cambiando il connettore dock. Non stasera, perché per cambiare il connettore dock dobbiamo smontare tutto e poi provare. È acceso questo, sì. Quindi diciamo che cambiando connettore abbiamo ritrovato il valore. Vediamo se anche il suo, ma non credo, perché col suo il valore non c'era. L'ho inserito. Riprendiamo il dock flex test e vediamo, non credo che col suo avremo valore sulla seconda, eh. Non c'era prima, non vediamo. Allora, numero 8, numero 1, 3,25, numero 2. Vedete, col connettore dock che gli ho messo sul numero 2 non mi dà proprio nulla, nessun responso. Quindi significa che la linea negativa 1 è completamente assente. Quindi si fa così, no? L'uno c'è e si è spento, bene, si è messo in vacanza, quindi l'uno ce l'abbiamo, no? 3,26, il 2 non c'è proprio, il 3, 7 c'è, 4 sì, 5 c'è, 6 c'è, 7 c'è, mancherebbe solo il 2 con il suo connettore dock, quindi non è un problema di riparazione, ma è connettore fasullo, la linea completamente manca. Se mettiamo un altro connettore, come avete visto, la linea torna. Vabbè, la faccio vedere anche in altro modo, no? Smontiamolo, va, non mandava, ma facciamolo. Allora, continuiamo lo smontaggio, tanto questo per ripararlo bisognerà cambiare il connettore dock sicuramente. Allora, togliamo la porta SIM. Comunque chi ci ha lavorato si doveva accorgere che c'era questo connettore dock fasullo, giustamente il cliente dice, ma questo non si riavvia di continuazione, che famo? Famo alla playa. Dunque, apriamo la placchetta dell'LCD e stacchiamo l'LCD. Ok, poi togliamo questa vite. Quest'altra vite. Allora, poi andiamo a togliere queste. Grazie.
qua. La scheda l'abbiamo smontata. Adesso questa qui è la scocca del cliente col connettore DOC. Vediamo un attimino da vicino, che curiosità. Allora, connettore DOC. Oh, i dentini sono buoni, ma qualcosa su sto connettore non va. Mettiamo una scocca nostra al posto di... Intanto questo lo togliamo, lo schermo lo possiamo togliere. Andiamo a vedere solo una scocca diversa da quella del cliente, la differenza. Questa è una scocca mia di lab, c'era una scheda mia. Allora, ci mettiamo la scocca del signor Daniele qua dentro, vuol dire il telefono del signor Daniele, no? E vediamo se cambia la musica a livello di testo, no? Allora, connettore DOC, batteria, e andiamo con DOC Flex Test qui a vedere i valori, ok? Allora, dunque, vediamo che valori troviamo, eh? Allora, rimettiamo il DOC Flex Test. Ricordatevi che il numero 8 deve stare a sinistra, eh? E lo mettete così, ok? Poi mettete il multimetro e il motore da diodo, positivo sul numero 8 e il negativo, andate a fare gli altri numeri per vedere che numeri vi dà. Vediamo, allora, numero 8 e numero 1, circa 320, e ci siamo. Numero 2, la S su 700 non dà un piffero. Il 3 lo dà, il 4 ci sta, il 5 ce l'abbiamo, il 6, yes, il 7, yes. A quanto pare questo terminale non soffre, non sopporta connettore DOC interni. Perché? È una bella domanda, vero? Cioè, interno non mi dà nessun valore, se lo metto esterno qualcosa mi dà. Quindi sembrerebbe che il negativo della scocca che a cui si attacca il connettore DOC, no? Manda in tilt questa linea. Se invece io prendo un connettore DOC, non gli faccio toccare la scocca, no, lo metto così e lo collego qui il DOC Flex Test, a sto punto noi abbiamo il valore sul 2. Vediamo, allora, numero 8, e però perdiamo l'1 perché sull'1 non c'è niente, sul 2 invece, ah no, siamo a rovescio, giriamoci così. Ecco, quindi vi dicevo, sul numero 1 ce lo siamo perduto. Ah no, ci sta, 325. Numero 2, eccolo qua, esterno mi dà la metà, 326. 3 ce l'abbiamo tutto, 4 pure, 5, 6, 7. Quindi questa linea del DOC, se tocca sulla scocca del cliente, ce la perdiamo completamente. Se non tocca sulla scocca del cliente, invece al 50% c'è. Quindi, ritornando al discorso dove stiamo... eccoci, ah no, sta qui. Dunque, ricordando a questo discorso di prima, al DOC Flex Test, dunque, il 2 è la L1 linea 1 positiva. Ah, il positivo, non negativo. Linea 1 positiva, questa linea 1 positiva, appena che la inseriamo dentro, ci saluta. Questo è quanto. Allora, sta linea 1 positiva, secondo questi schemi, se non sbaglio, andava direttamente sull'U 1700. Dove sta? Questo dovrebbe essere un disegno decente? Sì, e par 2P. E par 2P, ma n'era uno che si legge qua. Sorry, non ci sta sta pagina, ciao, l'hanno tolto. Allora, questo non c'è. Aspetta che sti schemi si sono sprecati, era qui, nemmeno questo, potrebbe aperto un'altra pagina, è da pazzi. Allora,
Tornando quindi al discorso, la 2 è la linea 1 positiva, linea 1 positiva e non va. E questo è quanto. Vediamo l'intervento che è stato fatto dal mio collega qui su questo terminale. Mettendolo fuori parzialmente ce l'abbiamo questa linea. Ritogliamo la scocca, lasciamo la scheda. Allora, l'intervento non so se è stato fatto solo 2 o dove, ma tanto lo vediamo adesso perché andiamo a indagare. E troveremo dove hanno messo le mani. Allora, ecco, qui dietro è pure aperto. Ma perché l'hanno lasciato aperto? Guardate, poi dice che quelli che lavorano da me non li prendo a calci nel sedere. Perché hanno lasciato aperto qua dietro? Io spero che sia stato il cliente che l'ha aperto qua, perché se chi ci ha lavorato non ci ha rimesso manco il coperchio, è proprio un testa a pera. Il coperchio, lo shield, come si chiamano. Faccio vedere, ragazzi, che bei lavori che fanno dai fonasti. Vedete, qui non c'è sta manco lo shield. Ma va fa bene a te, chi non te lo dice. Ma dico io, ma si lavora così? Mamma mia, lasciamo stare, va. Allora, qui è stato sostituito, sì, l'1700, eccolo qua. Questo dovrebbe essere un 32 o un 64 giga questo iPhone. Allora. Ma qui è stato fatto un ponticello sotto allo 2, vedo. Hanno fatto un ponticello sotto allo 2 da parte di quel condensatore di là. Vediamo un attimino, che hanno combinato. Allora, andiamo sullo Xeon, iPhone 6, partiamo sul con lo 2, 1700, eccoci qua. Hanno ponticellato qui la 3V0 3 Star. Probabilmente mancava una piazzola. Allora,
questo dovrò mettere poi lo shield qua. Intanto adesso vediamo se con questa riparazione abbiamo ottenuto che c'è tutto adesso. Scocca del cliente ci basta per fare questo test. Mettiamo qui adesso il telefono. Andiamo a vedere col Doc Flex Test se i valori sono tornati. Allora, mamma mia, st'antenna quanto rompe i coglioni. Ok. Allora, mettiamo il suo connettore, Doc, la batteria e andiamo a fare i test. Non serve lo schermo perché noi dobbiamo vedere le resistenze a massa, no? Allora, solito discorso, mettiamo questo qui con il numero 8 a sinistra, lo inseriamo nel lighting, mettiamo il nostro multimetro in modalità diodo, già ci sta, positivo sull'8 e facciamo i test. Allora, il numero 1 320 e ce l'abbiamo, numero 2 700 e stavolta ce l'abbiamo, vedete? Numero 3 700 ce l'abbiamo. 1000 qualcosa, ok, 320, questo fa all perché è caldo ancora, ok, adesso è spento pure il terminale, allora, poi abbiamo 6 con 700 qualcosa e 7 con 700, allora come avete visto abbiamo recuperato la linea 1 positiva, sarebbe il numero 2, che era andato a fare la spesa perché sull'U2 era stato messo non per colpa del tecnico, anche se ha lavorato male, ha messo un IC guasto. Abbiamo purtroppo ricevuto da un fornitore una linea di 1.700 guasti. Tu li metti e fanno sti difetti. E quindi avete visto, ho messo quello del iPhone 6S apposta, perché so che quello lì è fasullo. Questo è guarito, quindi va solo ricostruito, rimontato e stiamo a posto. Signor Daniele, questo è a posto, ricontrolliamo, uno c'è, aspettate, non sono messa a rovescio, 1.600 è un po' troppo, positivo sull'8, allora, 3.10, quei 720 ce l'abbiamo, 720 ce l'abbiamo, 1.000 passa, ok, 3.20, ok, 7.20, ok, 7.20, ok, e quindi l'abbiamo apposta, rimesso in regola questo. Bene, ragazzi, questo qui dal signor Daniele è riparato. Poi dovremo fare il 6S. Allora, diamo anche qui un'occhiata alle resistenze che dà sul connettore lighting. Allora, anche se come avete visto, questo qui sta messo un po' braccia Gesù, bambino. Allora. Il Fluke io mi trovo bene, l'ho comprato da diverso tempo e costa un botto perché l'ho pagato oltre i 200 euro, però c'è una versione, ho visto, più economica a 70 euro di questo, quindi magari uno ci si può mettere, no? Allora, sempre vi ricordo il numero 8 a sinistra, lo inseriamo, dovete collegare il connettore dock a batteria e andate a fare i vostri test. Questo comunque è un 6S. Non è un 6. Oh, sul 5S non funziona tutto perché è diverso proprio. Poi numero 8, numero 1, 3 e 20. Ce l'abbiamo. 2. Ce l'abbiamo. 3. Ce sta. 4. Pure. 5. Yes. 6. C'è. 7. Qui per quanto riguarda tutte le communication ci sono. Qui c'è un problema di NAND secondo me, o al massimo, ma penso più di NAND, che potrebbe essere anche un problema di baseband, errore meno 1, ma io penso più alla NAND perché già mi ci sono incontrato con un 6S e purtroppo quel meno 1 riguardava solo ed esclusivamente la memoria NAND. Però abbiamo fatto adesso un test esterno per vedere come andava stageggio e abbiamo visto che c'è un problema, non c'è nessun problema riguardo al Doc Flex Test, no? Per farvi fare un confronto, qui abbiamo questa scheda mia di laboratorio ed è un iPhone 6 appena
Qui sono stati fatti diversi lavori da uno studente, perché noi facciamo lavorare i nostri studenti del corso per tecnico laboratorio sulle schede, non su quelle, diciamo, morte ma vive. Poi lui le deve tenere in vita fino alla fine. Se ci riesce vuol dire che è bravo, se non ci riesce vuol dire che ancora deve studiare. Giusto? Ok, allora vediamo questa scheda, per esempio, no? In che condizioni sta a livello di queste cose, perché lui ha cambiato sia l'U2 che l'U1401 che il Q1403, tutte e tre quindi li ha cambiati. Vabbè, non è U2, 1007, no? Vediamo adesso il doc Flexatest che ci dice, per curiosità, perché già sappiamo come sta. Qui ci ha lavorato Alessandro su questo telefono, poi ognuno aveva il suo telefono, eh? C'era anche qui, come si chiama, Federico che aveva un altro iPhone 6, c'era anche Mirko, qui Claudio. Claudio però, siccome era proprio avanzato, abbiamo fatto lavorare anche su iPhone 7, sul C dell'audio, sulla NAND, un po' dappertutto gli abbiamo fatto smanettare perché essendo più avanzato si poteva fare. Allora, vabbè no, lo schermo non serve, che cavolo sto facendo? Dunque, vediamo qui che abbiamo, Flex test, mettiamo sempre l'8 a sinistra, vediamo come stiamo messi, Allora, qui 320 è un po' più basso, però ci sta, 720, ecco qui anche in questo caso, come vedete, su questo telefono la linea 1 positiva non c'è, quindi è stato messo male sicuramente l'U1007. Il 3 è assente pure lui, perfetto, si è fatta una passeggiata pure questo, manca pure la linea 1 negativa, il 4, questo ce l'abbiamo, il 5 ci sta, il 6 c'è, il 7 c'è, quindi in questo caso abbiamo proprio tutte e due le linee, una positiva e una negativa che mancano. Vi ricordate, no, lo schema che vi ho fatto vedere, questo di qui c'è, no, era quello dove stiamo, qui mi sembra, sì, allora è questo, vediamo un po', sì, questa qui, vedete, 1, 2, 3, c'è scritto, allora, linea 1 e il 2 positiva, questa manca, e poi linea 1 negativa e il 3 manca, tutto il resto c'è, questo significa che su questo telefono, già così, mettendolo al volo, no, esternamente, sappiamo che c'è un danno sul U1007, linea 1 positiva e linea 1 negativa. E come lo facciamo a vedere? Basta prendere, sappiamo che ci ha lavorato in quel punto, no? Il nostro studente. La apriamo, andiamo a vedere, no? Come l'ha messo? Si è messo la 2, va a finire che non è manco colpa sua, è la 2 che gli hanno dato, gli ho detto di farsi dalla 3, ma se non si è preso l'Audi, si è presa solo l'auto bianchi, né colpa mia, no? Vediamolo dal microscopio. Questa è la scheda, lui ha lavorato qua dietro, vediamo cosa ha combinato Alessandro. Alessandro starà più o meno rientrando a casa adesso perché vivendo a Cuneo. Ecco qua, infatti ha messo una 2. Vedete? Questo però deve essere quello originale della scheda. E purtroppo questo non gli ha permesso di tenere in vita fino alla fine il terminale. Ha fatto diverse cose, ma proprio cose anche complicate, eh? L'ha tenuto in vita, questo l'ha fregato 1-2 del merdas, che dovrebbe essere questo, invece cambiandolo con una 3 sicuramente avrebbe ottenuto un risultato migliore, lo sappiamo, e quindi vabbè, la prossima volta dovremo evitare da questo cliente, da questo fornitore, cioè queste partite di merdas che ci ha mandato, ok? Allora, vabbè. Detto questo, penso che sia ora di andare a dormire. Domani ci alziamo un po' più tardi, ma non dobbiamo tirare troppo la corda, no? Siamo anziani. A letto presto con un brodino. Era così, no? A letto tardi con un brodino, non mi ricordo mo com'è. Fate vobis. Allora, ragazzi, noi abbiamo detto su Facebook, abbiamo messo la pubblicità, che ad agosto farò un corso dedicato solo a quattro studenti che stanno in ferie e vogliono passare le ferie in modo diverso, nel senso che vogliono venire qua a imparare questo mestiere. Sono lieto di insegnare se verranno.
i termini di iscrizione, scritto lì, come bisogna fare, scritto lì, andate a vedere. Potete poi chiamare nei giorni lavorativi qui da noi per chiedere anche delle info. Vi risponderà al mattino dalle 9 alle 13 Alessia, oppure dalle 15 alle 19 pomeriggio vi risponderà Taira. Ok? Una delle due chiamate e sarete esauditi, ma anche per altre cose, non per forza solo per il corso delle tecniche laboratorie, perché magari siete già bravi, più bravi di me, non c'è problema, no? Vediamo un po' come è fatto qui. Connettore batteria l'ha messo bene. Ah sì, ecco, mi ricordo. Qui forse nemmeno c'è un problema laggiù, perché qui sul connettore, su questo connettore DOC c'era un casino di problemi. Tanto vedete che ha fatto ponticelli su ponticelli. Ma può essere poi alla fine si sia fatto fregare dall'U2. Quindi linea 1 positiva e linea 1 negativa. Va bene, il connettore DOC l'ha saldato lui, questo non è originale, sembra originale, ma è lui che l'ha saldato, quindi vedete com'è bravino, no? È venuto che non sapeva neanche tenere uno stilo in mano, cioè non aveva mai fatto né saldatura a stagno né saldatura della calda, se n'è andato che lo sa fare, come vedete, anche cose più complesse. Questo significa fare i corsi, prendere un ragazzo che a livello di queste cose stava a zero e lo porti a un livello di 6-7. Poi si dovrà perfezionare, perché non è che esce qui ed è diventato Dio, no? Magari sarebbe bello per lui, non tanto per me. Invece ci vuole un po', ma uno può sicuramente migliorare. Boh, io avrei finito, ragazzi. Che ore sono? 1:30. Andiamo a dormire. Intanto buon sabato a tutti. Se state lavorando vi auguro buon lavoro, perché magari qualcuno mi sta ascoltando, a quest'ora vi sto tenendo compagnia perché è tardi, no? Stavo lavorando. Io mi ricordo quando, quanti anni fa? Circa 40 anni fa e passa, facevo programmi alla radio, alcune volte facevo il notturno, ma un sacco di gente mi sentiva, panettieri, di tutto, quelli che lavoravano di notte gradivano ascoltare la radio e sentire la musica. Adesso invece va di moda altro, YouTube, che ne so, vari canali con cui farsi compagnia. Spero di avervi fatto compagnia anch'io in qualche modo. Nel mio piccolo, in questo caso non siamo su YouTube ma siamo su Facebook in diretta live. Io penso che ci possiamo salutare. È il 28 di luglio del 2018, ore di notte, non di mattina, vabbè, diciamo di notte perché non è mattina ancora, 01 e 32, ed è ora di salutarci. Saluto tutti voi che siete intervenuti, grazie per averci preferito, per averci seguito. Ci vediamo alla prossima volta. Abbiamo ancora altre cose da far vedere, sia domani che nei prossimi giorni. Grazie a tutti e buonanotte.